non ce ne andiamo a casa come vorrebbe il ministro Maroni, ma noi vogliamo stare qui e fare il corteo, perché il nostro corteo è stato legittimamente richiesto il giorno 3 di agosto. E non esiste che questa mattina, su diktat del ministro della poltrona romana di Maroni, ci dica che il corteo non si può più fare per motivi di ordine pubblico, di contrasto con la Lega. Non siamo tutti deficienti, la Lega è domani, non c'è alcun motivo per vietare il nostro corteo. Dovete togliervi da qua e lasciare che i cittadini di questa città e di questa regione esprimano il loro pensiero come di garantito dalla Costituzione di questo paese. Non esiste che impedite a noi di fare il corteo e domani invece lasciate mano libera, campo libero a tutte le orde di razzisti padani, per poi magari bastonare i camerieri albanesi quando vanno nei nostri bar. Quindi spostatevi, telefonate al questore, al prefetto e fate fare ai cittadini di questa città la loro manifestazione. Venezia è libera, lo è sempre stata, una vergogna di questo tipo non l'abbiamo mai vista, mai in tanti anni a Venezia è stato impedito ai suoi cittadini di esprimere il loro pensiero. Una brutta pagina per le questure di Maroni.